Benvenuti ad una nuova puntata di Scuderia Ferrari Racing News. Dopo le prime gare oltreoceano, la squadra si prepara al Gran Premio di Turchia. Sentiamo come, da Felipe Massa e Nicola Stombazis, Chief Designer. C'è uno spirito di migliorare la nostra posizione alla fine gara da quello che abbiamo avuto nelle prime gare nelle prime tre gare. E spero sicuramente fare un passo avanti, dei miglioramenti per essere in grado di lottare ancora di più, ancora più forte di quello che abbiamo fatto l'ultima gara, e è sicuramente un posto che mi piace e spero fare un bel lavoro in Turchia. Ci saranno degli aggiornamenti, stiamo lavorando molto forte in queste tre settimane da una gara all'altra, dove portiamo delle cose nuove, abbiamo anche delle idee del lavoro per portare ancora altri miglioramenti nelle prossime gare. C'è sempre da pensare che anche gli altri lavorano, anche gli altri migliorano la vettura, però spero sicuramente fare un passo più avanti di tante squadre. È una pista che mi piace molto, il modo, la caratteristica delle curve veloci, una pista vera pista, no? Dove ci sono dei curvoni importanti, dove ci sono delle parti molto tecniche, lente, dove ci sono dei cambi di direzione molto bello anche e importante, una pista veramente vera. E ho avuto tante buone gare, cioè, ho avuto dei successi, ho vinto tre volte di fila a Istanbul. La prima è stata la mia prima vittoria, quindi questo è sicuramente un momento. La prima vittoria di un pilota forse è la più importante, e è stato veramente un weekend molto importante per me. Però la terza è stata molto bella, perché la terza volta di fila che vince un posto è anche molto speciale. E spero che non fermiamo in tre, spero che ci sarà la quarta e faremo il massimo per lottare questo weekend. È una curva emozionante, perché tu entri in curva e molto veloce, praticamente in pieno, poi dopo deve rilasciare un pochettino il gas, hai anche dei bump in mezzo alla curva dove la macchina può partire, no? E ha una forza G laterale la più forte di tutte le curve, perché sei molto veloce, e questo ti fa sicuramente tanta emozione. Per fare questa curva nel modo perfetto non è facile, e quindi questo ti fa entrare in curva sapendo che devi fare tutto giusto per fare la curva al modo perfetto, e questo ti fa tanto piacere e tanta emozione, perché hai quattro curve una dentro l'altra e a una velocità molto veloce. L'inizio della stagione è stato molto deludente e avevamo sperato di essere più avanti, più competitivi. Quindi abbiamo cercato di analizzare tutti gli aspetti della nostra situazione per capire dove ci manca la prestazione e cosa dobbiamo fare per reagire. Abbiamo capito che la principale zona dove ci manca della prestazione rispetto ai nostri concorrenti è comunque l'aerodinamica, e dove abbiamo avuto due tipologie di problemi. Una parte più specifica, abbiamo riscontrato un problema di correlazione fra la galleria del vento e la pista, che vuol dire che i risultati che vedevamo in galleria non erano misurati e visti in pista, e questo c'è stato la prima doccia fredda, diciamo, con il pacchetto della prima gara, perché dalla macchina che abbiamo fatto il lancio per la prima gara aspettavamo un notevole passo avanti di prestazione, che invece non c'è stato in pista. Per questo aspetto del problema stiamo lavorando in galleria del vento, abbiamo capito alcune zone dove la galleria mancava di realismo e stiamo agendo adesso per correggere queste cose. Però c'è anche da ammettere
che anche se non ci fosse stato questo problema di gallerie del vento, non saremmo stati in grado di lottare per la vittoria nelle prime gare. Abbiamo quindi cercato di capire anche il nostro approccio, se era abbastanza conservativo, troppo conservativo, o se avevamo spinto abbastanza in alcune zone di notevole sviluppo, e ci siamo accorti che forse per una serie di ragioni non siamo stati abbastanza reattivi, abbastanza aggressivi nel nostro sviluppo, e abbiamo fatto una serie di aggiustamenti nel nostro metodo di lavoro per poter concentrare molto di più sulla prestazione della vettura, e abbiamo cambiato il modo in cui operiamo in galleria, in cui si spingono avanti i progetti di aerodinamica, e credo che i frutti di questo questa reazione si vedranno nelle prossime gare. In Turchia il pacchetto era stato deliberato appena prima di Cina, quindi non è che nell'ultima settimana abbiamo potuto cambiare in modo notevole quello che va in Turchia. Comunque in Turchia vediamo nuove ali, sia anteriore che posteriore, nuove prese freni, e vediamo anche modifiche sul fondo nella zona degli scarichi. Abbiamo fatto la settimana scorsa un aerotest e abbiamo potuto misurare la prestazione di questi componenti, quindi crediamo che in Turchia possiamo avere un passo avanti. Dire però che questo passo avanti sarebbe sufficiente per raggiungere ancora i nostri concorrenti più forti, questo non lo potrei dire a questo momento. Aggiustamento organizzativo, di approccio, di metodologia che le raccontavo prima, era collegato a voler comprimere il programma di sviluppo, portare in modo più anticipato possibile dei passi molto più grossi. Quindi mi aspetterei nelle gare successive di Turchia vedere un programma molto aggressivo con molto impegno da tutta l'azienda, dal lato aerodinamica, ufficio tecnico, produzione, per portare il più possibile sviluppi abbastanza grossi, perché è chiaro che se vogliamo colmare il divario dobbiamo fare qualcosa di più del normale. L'aerodinamica delle macchine moderne è molto complicata, perché esistono una serie di strutture fra vortici che provengono dalle ali o i scarichi caldi che interagiscono con il resto della carrozzeria in modo molto complicato, ed è possibile che la galleria magari alcune volte non becca il fenomeno nell'esatto modo. Quindi quando andiamo a fare una prova, un aerotest nel nostro caso in Vairano, la macchina in sostanza va avanti e dietro a velocità costante per tempi sufficientemente lunghi per poter prendere alcune misure più accurate rispetto a un circuito normale. A parte questo, però, montiamo sulla macchina una serie di strumenti di misura del flusso che ci aiutano a vedere dove vanno quei flussi caldi o vortici, eccetera, e cercare di capire se sono uguali a quello che prevede la galleria. E in base di quello decidiamo non solo se un componente funziona o non funziona, ma cerchiamo di capire anche perché non funziona e se c'è qualche aggiustamento da fare in galleria per prevedere il risultato meglio, lo facciamo di conseguenza. Gli scarichi, l'effetto degli scarichi esisteva in Formula 1 diversi anni fa, tipo sto parlando negli anni 90, e poi con il regolamento come era svolto era andato a diminuire. Nell'ultimo anno abbiamo scoperto che dall'effetto degli scarichi si possa ancora ottenere un potenziamento del carico della macchina abbastanza notevole. E per questo tanta ricerca si svolge in quella zona. Effettivamente il trucco sta nel indirizzare gli scarichi in una determinata zona della macchina, cioè la zona laterale del diffusore, e cercare in questo modo di sigillare quella zona della vettura. E sigillandola è come se quasi, in modo metaforico, come quasi toccasse la terra, e così produce più carico aerodinamico.
Chiaro che questo dipende dopo all'utilizzo del pilota della vettura, quindi quanto preme il gas, quindi è un effetto abbastanza complicato. La nostra macchina al momento non sta vincendo e vediamo sulle macchine della concorrenza delle soluzioni, se volete, innovative, che hanno portato avanti in modo più aggressivo rispetto a noi. E quello corrisponde, questa accusa quindi non la posso negare del tutto. Il problema che raccontavo all'inizio era collegato a questo. Siamo forse stati un po' troppo passivi nel nostro approccio, non abbiamo spinto alcune zone di sviluppo con abbastanza determinazione e purtroppo il risultato si vede all'aumento in pista. E quelle reazioni che ho detto prima sta nel recuperare questo spirito più innovativo, più aggressivo, che forse negli ultimi 2 anni è andato un po' a perdere. Innanzitutto sì, è partita la macchina del 2012 ed è evidente che questa macchina dovrà rappresentare un salto avanti abbastanza notevole rispetto all'attuale. Quindi quelle cose di approccio più aggressivo che vi ho raccontato prima li stiamo anche applicando per la macchina dell'anno prossimo. Al momento la macchina del 2012, il lavoro che si svolge lì è un po' diverso di tipologia rispetto al lavoro per la macchina attuale. La macchina attuale si svolge un lavoro di sviluppo di carrozzeria principalmente, mentre per la macchina del 2012 bisogna decidere il layout grosso della macchina, il telaio, il cambio, le sospensioni, la posizione del motore, le masse principali di raffreddamento, eccetera. Quindi il lavoro che si svolge durante questa fase di primavera è per determinare il layout complessivo della macchina, e infatti stiamo già trovando delle cose molto interessanti. Noi abbiamo sicuramente fatto questo inizio deludente. Penso che la prima cosa da fare per recuperare e capire quali sono stati i propri errori. Questo l'abbiamo analizzato con molta onestà e sincerità e stiamo lavorando per recuperare, quindi sono convinto che torneremo vincenti. Dopo le prime 3 gare facciamo un bilancio dei motori Ferrari con Luca Marmorini, responsabile motori ed elettronica. Il bilancio di inizio stagione direi è relativamente positivo. Dal punto di vista affidabilità non abbiamo visto problemi critici. Quello che avevamo portato come pacchetti a livello di consumi e tutto sono dimostrati buoni. Chiaramente non siamo contenti della prestazione e quindi stiamo lavorando perché vogliamo contribuire e avere una posizione migliore in griglia. Il Kers è stata una piacevole riscoperta. Ferrari aveva maturato una buona esperienza nel 2009, forti di quell'esperienza abbiamo riaggiornato il nostro Kers e finora è stato, diciamo, sicuramente un passo positivo. Non abbiamo avuto problemi particolari, sta dando il suo contributo a livello prestazionale e lavoreremo durante l'anno ancora per migliorarlo ulteriormente. Ma avere un team cliente è una cosa molto importante. Non possiamo fare test durante l'anno, quindi poter girare con il motore, con il Kers, su 3 vetture è sicuramente un vantaggio. Aumentiamo la casistica dei problemi e sicuramente abbiamo anche spunti di miglioramento. Quindi direi che è un'attività che avevamo già intrapreso in passato, ma che continua a essere molto importante per lo sviluppo, anche per la prestazione del motore Ferrari. Il motorista vorrebbe sempre ottimizzare lo scarico per avere più potenza. E tra l'altro lo scarico è una delle poche cose libere sullo sviluppo del motore. È anche vero però che lo scarico sembra avere un effetto molto importante nell'influenzare l'aerodinamica intorno alla vettura. Quindi, lavorando con i nostri colleghi aerodinamici, stiamo anche sviluppando il motore e gli scarichi in modo per dare il nostro contributo e per riuscire a migliorare il flusso dell'aria intorno alla vettura. Allora, siamo vicini, forse troppo vicini al 2013. Il regolamento 2013, per quello che è stato definito fino ad ora, è sicuramente una rivoluzione nel campo delle corse, con dei contenuti molto interessanti, con dei contenuti che ancora richiedono forse una migliore definizione.
Noi stiamo lavorando perché chiaramente vogliamo essere pronti nel 2013. Siamo probabilmente un po' in ritardo sulla definizione della vettura, perché il regolamento vettura ancora non è stato definito. Comunque stiamo lavorando a livello di ricerca e sviluppo e speriamo chiaramente di essere pronti per la data. Per questo numero è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.